istituzionale, torniamo all'aeroporto di Pisa dove prima eravamo per la cronaca. Entra infatti un importante socio nella società che gestisce il Galilei e spunta anche Firenze. Sindaco, è stato firmato il nuovo patto parasociale per quanto riguarda la SAST, la società di gestione dell'aeroporto Galilei. La notizia importante è l'ingresso di un nuovo socio, fra l'altro un rappresentante del territorio locale. Sì, entra la Fondazione Cassa del Risparmio di Pisa col 5,21% delle azioni. E quindi il patto si consolida perché manteniamo tutti i soggetti pubblici che avevano già sottoscritto il patto e aggiungiamo un soggetto che ha una natura pubblicistica, rappresenta interessi del territorio, fino ad arrivare ad oltre il 55% delle azioni. C'è un buon rapporto anche con i soci privati di minoranza, però questo certamente è un consolidamento molto importante dovuto alle buone performance di SAT, al fatto che c'è un grande piano di investimenti, che c'è un giudizio positivo della regione che partecipa, promuove anche gli investimenti. Quindi è una pagina davvero molto importante per la nostra città, ma direi soprattutto per la Toscana. In un momento in cui si parla di integrazione, in cui si parla di strategie, di scelte nuove, è chiarissimo che si parte dall'aeroporto di Pisa perché è il punto di riferimento, il fulcro di ogni strategia. A proposito di integrazione, c'è anche un'altra novità, un ruolo più importante per quanto riguarda due enti locali fiorentini, Comune e Provincia. Sì, abbiamo, d'accordo con la Regione, deciso di integrare, questi enti dentro il direttivo del patto, quindi dentro l'organismo che si riunisce più frequentemente per discutere le strategie, dell'azienda, ciò che spetta ai soci principali.